sulla Flaminia i residenti di Carrara chiedono interventi al comune per scongiurare altri incidenti. L'assessore Tonelli risponde: presto una riunione con la provincia per trovare soluzioni. Maria Flora Giammarioli ci ripensa e si candida in vista delle prossime elezioni dell'ente carnevalesca di Fano e presenta la nuova squadra. Differenziata, basta dubbi, arriva da ASET la brochure che spiega come farla senza sbagliare. Cartelli informativi anche nelle spiagge e nei campeggi. Le città di Fano e di Rastatt nuovamente insieme nel segno del gemellaggio e dell'amicizia. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono sulle nostre pagine social. I residenti di Carrara di Fano hanno chiesto nei giorni scorsi degli interventi urgenti alla viabilità per scongiurare altri incidenti gravi sulla Flaminia. Questa mattina noi abbiamo incontrato l'assessore Fabiola Tonelli. Ecco che cosa ha risposto. Esattamente una settimana fa, ai nostri microfoni, i residenti di Carrara hanno denunciato la pericolosità del tratto di via Flaminia, teatro di numerosi incidenti, gravi e meno gravi. Un punto molto pericoloso per i ciclisti, i pedoni, che hanno difficoltà anche ad attraversare la strada a causa della forte velocità, ma anche per gli stessi automobilisti di zona che lanciano un appello all'amministrazione al fine di trovare una soluzione. Richiesta che oggi è arrivata agli uffici della viabilità del Comune di Fano. Come stiamo facendo per Rosciano, in collaborazione con la provincia che ha progettato un intervento di moderazione della velocità all'altezza circa della Chiesa Vecchia di Rosciano, dove anche lì è avvenuto un grosso incidente poco prima, cofinanzieremo il comune insieme alla provincia, come dicevo, un intervento in quella porzione della Flaminia. Faremo anche per Carrara, ma mi sento di dire anche per altre frazioni lungo la Flaminia. Anche Cucurano ha dei problemi di velocità delle automobili, sono avvenuti degli incidenti. Quindi insieme alla provincia attiveremo questa collaborazione di progettazione e quindi poi anche di realizzazione di altri interventi lungo la Flaminia. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo per Rosciano, lo faremo anche per la strada provinciale all'altezza di Fenile, quindi richiederemo subito un incontro con la provincia per iniziare questo percorso per risolvere i problemi di velocità in queste frazioni. E due giorni fa i poliziotti della squadra mobile di Ancona, sezione criminalità organizzata e catturandi, hanno preso in consegna presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino un cittadino siciliano di 62 anni pluripregiudicato, già ricercato per scontare una pena definitiva di 6 anni e 3 mesi di carcere. Negli anni 2000 il cittadino si era reso autore di numerosi episodi, quali rapina aggravata in concorso, furto aggravato, uso e detenzione di armi, bancarotta fraudolenta ai danni di uffici postali e di privati cittadini. Grazie alle attività investigative della sezione catturandi della squadra mobile dorica, coordinate dal procuratore di Perugia Sergio Sottani, l'estradato è stato rintracciato in Germania e sottoposto ad arresto dalla polizia tedesca lo scorso 30 maggio su disposizione della Procura Generale di Perugia. Sono 8.000 i ricci di mare sequestrati dalla Guardia di Finanza la scorsa domenica. La frode è avvenuta nel porto di Ancona, dove dopo un lungo appostamento sono stati individuati due pescatori provenienti dalla provincia di Barletta, Andria e Trani, intenti ad effettuare la pesca subacquea. Ai trasgressori sono state sequestrate le bombole utilizzate e imposta una sanzione totale di 4.000 euro. E si ricandiderà alla nuova presidenza dell'ente carnevalesca l'attuale presidente Maria Flora Giammarioli, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa per presentare la sua nuova squadra. Vediamo. Ebbene sì, mi ricandido, ve lo dico, così togliamo ogni dubbio alle mie passeggiate dove tutti mi fermano per dirmi: mai ti ricandidi, cosa fai, cosa non fai?
vista delle prossime elezioni per la carica dell'ente carnevalesca di Fano, questa mattina l'attuale presidente Maria Flora Giammarioli ha presentato la nuova squadra formata da nuove figure e alcune già presenti all'interno del direttivo. La nuova formazione è composta da Cristina Fenocchi, Tiziana Tonnini, Massimiliano Barbadoro, Saul Salucci, Raffaella Manna e Sara Olivieri. Non potevano ricandidarmi dopo le tante manifestazioni di stima che ho ricevuto, soprattutto dal gruppo che ho presentato questa mattina, e persone con un altissimo profilo, persone di cui il Carnevale ha bisogno. Gioia, spensieratezza, bellezza e internazionalizzazione sono alcune delle tante parole chiave di questa nuova realtà che punta sugli elementi caratterizzanti del Carnevale fanese, ovvero i carri e il getto, senza dimenticare il coinvolgimento delle scuole. In questi 6 anni due sono stati purtroppo penalizzati e quindi avrei piacere di portare a termine percorsi importanti per il Carnevale iniziati, per il Carnevale e per Fano. Ormai il Carnevale e la sua maschera sono conosciuti in tutta Italia, siamo andati anche all'estero. Sicuramente la firma del memorandum per la candidatura UNESCO dei Carnevali è cosa fondamentale, perché ovviamente ci sono dei tempi lunghi per questo, ma c'è un lavoro sodo da portare a termine e quindi è assolutamente da portare a termine, insieme al Comune logicamente, così come la fabbrica del Carnevale che porterà alta tecnologia all'interno del Carnevale, e così come la ristrutturazione dell'ente carnevalesca con cui anche qui col Comune stiamo lavorando. E poi insomma speriamo nel 2023 di poter tornare a fare un Carnevale come lo conosciamo, migliorandolo, togliendo magari cose superflue e puntando il focus sui carri, sui carristi, sul getto, rinnovandola fresca, giovane, con un impatto giovane, e quindi anche riportare i giovani al Carnevale. Tra le novità, il prolungamento del Carnevale invernale nei giorni del weekend, con iniziative volte a intrattenere i turisti per più giorni e non soltanto la domenica. Sì, ovviamente dovremmo ristrutturare in qualche modo il Carnevale in modo che porti turismo. Che cosa vuol dire turismo? È quando le persone si fermano in una struttura d'accoglienza, quindi dormono nella città, sperando che insomma ovviamente anche gli hotel, la ricezione accolga questa cosa positivamente. Logicamente tutta la città deve lavorare sul progetto Carnevale, perché ogni settore della città può trarre vantaggio da questo. Il gruppo ha poi sviluppato un ragionamento generale che lo porta a comunicare pubblicamente l'apertura a tutti coloro che con responsabilità e competenza vorranno dare una mano, anche con l'ipotesi di una lista unica allargata. Ovviamente noi siamo assolutamente aperti, tempo fa ho ricevuto anche alcune persone della lista concorrente, dialogo abbastanza sereno, e noi siamo aperti ovviamente a tutti, anche a loro, e quindi se vorremmo sicuramente in questi giorni insomma avremo modo di riparlare, e quindi via le polemiche, via cose che non servono in questo momento e soprattutto non servono alla manifestazione. E questo pomeriggio attorno alle ore 16 si è verificato un incidente in via Einaudi a Bellocchi di Fano, all'altezza della rotatoria di via Ottava Strada. Il sinistro ha coinvolto una Ford guidata da una ragazza del 76 e una Toyota condotta da un ragazzo di Monteporzio. Nessuno dei due conducenti è rimasto ferito. 1.100.000 euro è la cifra messa a disposizione dal Ministero della Cultura attraverso i fondi del PNRR per restaurare alcune chiese nella provincia di Pesaro e Urbino appartenenti al Fondo Edificio di Culto del Ministero dell'Interno per l'adeguamento sismico di luoghi di culto, torri e campanili. Lo comunica CNA Costruzioni Provinciale, che specifica che sono 11 gli interventi previsti nelle Marche, di cui 5 a Pesaro e Urbino. Nello specifico si tratta della chiesa di San Francesco a Cantiano, la chiesa di Santa Maria Maddalena di Urbania, le due chiese della Santissima Annunziata e San Francesco a Fossombrone ed infine il complesso monumentale di Sant'Agostino di Mondolfo.
L'aumento di prezzi di diesel, benzina e GPL non si ferma. Nonostante il taglio delle accise, i carburanti tornano a superare i 2 euro al litro. Novità anche per il metano, non più tanto economico, che supera la quota di 2 euro al chilo, con un prezzo medio che va da 1,86 a 2,02. Vediamo le interviste realizzate questa mattina al fornitore, curate da Giada Coacci. Cosa ci può dire sul rincaro dei carburanti? Ah, per me si stanno un po' marciando le compagnie petrolifere, secondo me. Poi viene, adesso passa tutto sotto come se è la guerra, colpa della guerra, però per me sono tutte scuse, secondo me. Dopo non lo so. Da dove prendete i carburanti? Beh, noi siamo costretti a prendere dalla nostra società. La nostra società ha un contratto con la ISO e di conseguenza noi siamo obbligati a prenderlo lì. E quindi ha visto un aumento da un po' di tempo ad oggi? Sono stati degli aumenti, sì, però è una cosa che dopo che sì, che praticamente noi siamo costretti a fare i prezzi che ci dicono. Poi dopo non sappiamo per cosa o non ci possiamo fare domande, non possiamo tenere i prezzi bassi, perché comunque noi abbiamo una piccola percentuale. Perciò noi obbediamo, noi benzinai obbediamo e basta. Prevede un ulteriore aumento? Io spero di no. Non è la guerra, ma è un sistema che vuole questo in questo momento. C'è stata una diminuzione della clientela? Sì, un po' sì. Comunque cerchi di risparmiare su quello che puoi. Se uno la domenica aveva l'abitudine di andare a fare un giro in macchina, magari dice stiamo a casa, andiamo al mare, prendiamo la bicicletta e risparmiamo lì. Quanto ha speso per fare il pieno oggi? Adesso ancora me lo dice, ma più o meno 20 euro per un pieno. Poi da quando ci sono stati gli aumenti la differenza si è sentita, perché sono 7-8 euro in più praticamente. E cosa fa di solito? E il gas, GPL, perché con la benzina, perché faccio anche benzina nel caso non ci fosse il gas, e quindi mi conviene fare gas, perché con 20 euro ho un pieno e posso fare 300 chilometri più o meno. Invece con 10 euro di benzina faccio pochissimo. Viaggia molto di solito? Sì, faccio avanti e indietro, Cartocito, Fano, Pesaro, un giro parecchio, sì. A confronto di prima, sì, 16 euro prima, un pieno, 15 euro, 12, 13, ecco. Poi siamo arrivati a 20, giustamente, 20. 28. Oh, ecco, benissimo, 10 euro in più. Pensa che aumenterà ancora? Sì, se non finisce la guerra, sì. È previsto un aumento, come ci dice lei, per quando? Beh, l'aumento, come diceva il cartello di governo, se le accise, diciamo, no? Adesso che hanno tolto le accise, le hanno prolungate fino al 2 di agosto, se non sbaglio. E poi dopo, non so, vediamo. Calcolando che così si arriverà a 2,60, anche 2,70. Però la motivazione principale qual è? È l'Europa. E tutta la burocrazia dell'Europa che ci stanno prendendo in giro, per dirla breve nei miei termini, perché tanto se lei vede il costo del greggio è uguale, è rimasto, se lei, io quel poco che guardo, e mettono i rincari, mettono tutte tasse dello Stato, tutto europee, adesso non so bene bene, ma è quello. Se le fa caso da altre parti, sì, ci sono aumentate anche in Germania, però voglio dire, il grosso è da noi, l'Italia, noi siamo sempre avanti in tutto. E sono previsti nuovi orari per la riapertura del circuito museale di Mondolfo, promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo in collaborazione con i volontari dell'Archeo Club d'Italia. Per tutto il mese di luglio e agosto l'ingresso ai siti è possibile 7 giorni su 7, anche con suggestive visite in notturna, il tutto a titolo gratuito. Da non perdere anche le tanto attese passeggiate al castello, un must dell'estate a Mondolfo, che si terranno tutti i mercoledì a partire dai musei alle ore 21:15. Maggiori informazioni sul sito del comune. E ha preso il via la nuova campagna di informazione di ASET SPA per informare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti. Verranno distribuite delle brochure durante gli eventi fanesi e affissi dei cartelli informativi nelle spiagge e nei campeggi. I dettagli nel servizio di Simona Zonghetti.
Flaconi per detersivi, vaschette in polistirolo, imballaggi vari, specchi e lampadine, ma come si riciclano i rifiuti? A pensarci bene non è sempre intuibile dove e come conferire un oggetto. Per questo ASET SPA ha avviato una campagna di comunicazione finalizzata a sciogliere ogni dubbio mediante una semplice ma efficace brochure che verrà distribuita durante le manifestazioni e che spiega come comportarsi anche con gli oggetti più ambigui. Le indicazioni sono semplici ma numerose, la nuova brochure fa chiarezza punto per punto, altrettanto importante l'applicazione dedicata, scaricata già da tantissimi utenti e che fa luce sul corretto conferimento anche attraverso il codice a barre. Oltre alla differenziazione, adesso bisogna cercare la qualità nella differenziazione, quindi lo sforzo che facciamo è enorme perché inizia da oggi, però verrà fatto in ogni sede, anche nelle scuole specialmente, e verrà fatto dove ci sono delle agglomerazioni, quindi unioni di persone, incontri e quant'altro. E ci teniamo molto perché è l'occasione per cambiare un po' registro da questo punto di vista, perché durante il Covid si è un po' allentata la morsa, sia per le abitudini di non riciclare perché la norma prevedeva quello e quant'altro, sia perché sono sorte tutta una serie di nuove problematiche inerenti a dei prodotti che prima non esistevano, esistevano solo in minoranza. Quindi proprio per quello abbiamo notato che i sacchetti delle differenziate sono sempre più gonfi, quindi non è possibile perché dovrebbero essere comunque delle stesse dimensioni del periodo pre-Covid, vuol dire che c'è qualche problema nella differenziazione e vogliamo cercare di porre un rimedio. Poi una rinfrescatina su tutti i materiali che serve a me per primo, ma penso un po' a tutti, perché non è semplice districarsi tra le varie tipologie di rifiuti. Già dai mesi scorsi la società dei servizi ha fornito alle spiagge in concessione, isole ecologiche, appositi punti di conferimento per carta, vetro, plastica e imballaggi metallici. Negli stabilimenti balneari è presente anche un cartello che spiega sia in italiano che in inglese cosa conferire nei rispettivi bidoni e cosa no. Raccolta differenziata anche per i campeggi, dove sono state affisse delle apposite locandine. Importante perché siamo sicuramente una città virtuosa, raggiungiamo il 75% ed è già un grande risultato, però vogliamo mantenerlo e migliorarlo sicuramente. Questo dato perché alla luce di quello che è stato un po' il periodo della pandemia ha condizionato alcuni comportamenti che poi ricadono inevitabilmente su quello che è un costo per l'ambiente ma anche per tutti i cittadini, perché meno differenziamo e più sono i costi poi di smaltimento dei rifiuti. Pertanto questa campagna che riguarderà un po' tutta la città, ma daremo del materiale sicuramente sulle spiagge, metteremo a disposizione spiagge che voglio sottolineare il fatto che sono state anche agevolate per quanto riguarda la raccolta, perché proprio è partito un servizio raddoppiato per alcune tipologie di rifiuti quali la carta ed il vetro, ed è un servizio che viene esteso da partire da aprile sino ad ottobre, per cui ecco, riusciremo ad essere anche più tempestivi da questo punto di vista. E non solo, anche sui quartieri c'è un intervento raddoppiato, quindi passeremo ogni due volte a settimana. Questo significa che noi vogliamo veramente vivere in un ambiente sano e pulito. Fano e Rastatt di nuovo insieme, le due città si sono incontrate nuovamente, questa volta per il gemellaggio tra gli sbandieratori. Sono molto contento perché ci torniamo a incontrare. Le città di Fano e Rastatt si incontrano di nuovo a distanza di 3 anni. Sabato mattina all'interno della Sala della Concordia il sindaco di Fano Massimo Seri ha ospitato una delegazione di Rastatt insieme al primo cittadino Hans Puch. Nonostante la distanza e la pandemia, ha detto Seri, in questi periodi i rapporti sono sempre stati accesi, un rapporto non solo istituzionale ma vero tra le persone. Il gemellaggio è nato nel 1991, quindi veramente sono tanti anni. Non devono essere rapporti istituzionali, ma devono essere rapporti fra le persone. Nascevano per rafforzare la cittadinanza europea, ma oggi assumono un'altra importanza. Assumono un ruolo di vicinanza, di collaborazione, in progettualità anche internazionali. Lo abbiamo visto anche nei momenti difficili con il Covid, la vicinanza e gli aiuti anche reciproci. E questo gemellaggio in questi decenni ha dimostrato di aver instaurato tantissimi rapporti, dai ragazzi con le scuole, dallo sport, dal bel progetto con i ragazzi con abilità diverse, Foresta Nera e Mare Blu, ma potrei fare un lungo elenco. E c'è un bel rapporto quindi anche umano, e anche questi momenti diventano momenti belli. Fra l'altro anche nel prossimo settembre arriveranno diversi gruppi che faranno le loro vacanze nella nostra città
dalla città di Rastatt, e quindi so che partiranno anche altre iniziative in rapporto con, come dicevo prima, con le scuole. Quindi è un vero rapporto. Arrivata nella giornata di venerdì, la delegazione, formata da una quarantina di persone, è stata accompagnata nei luoghi più caratteristici di Fano attraverso visite guidate. Nota di questa edizione, il gemellaggio dei due gruppi storici degli sbandieratori, ovvero la Pandolfaccia e Rastatt. Durante l'evento del Palio delle Contrade, le due realtà hanno sfilato insieme lungo le vie del centro storico. Siamo molto uniti, un legame che si rafforza ogni anno sempre di più, ha commentato poi il sindaco Hans Pucci. Mi trovo molto bene qui a Fano, mi sento con amici, siamo tutti amici, mi danno sempre il benvenuto e vengo. Mi piace venire spesso qui a Fano perché è sempre un'accoglienza molto bella. Qual è il rapporto con la città e con il sindaco Seri? Molto bene, Massimo e io abbiamo le stesse idee per portare avanti questo gemellaggio, lavoriamo molto stretto insieme, anche per i nostri cittadini, sarebbe bello che i nostri cittadini vengano a partecipare, vivere questo gemellaggio. Durante la conferenza lei ha espresso un desiderio, qual è? Il mio desiderio è che i cittadini di Fano e di Rastatt aiutano a organizzare dei viaggi, così questo gemellaggio lo riempiamo di vita, così anche questa è l'idea europea di andare avanti, di portare avanti tutti i nostri cittadini, solo insieme abbiamo questa forza per andare avanti. Aber vor allem den europäischen Gedanken zu leben, denn nur dann sind wir gemeinsam stark. A conclusione dell'incontro, le due delegazioni si sono scambiate dei doni e prodotti tipici del territorio. Ich weiß, dass Massimo, io so che Massimo Seri si beve anche alcune volte un bicchiere di birra e naturalmente noi a Rastatt abbiamo la nostra birra e gli ho portato una birra con dei bicchieri forma tulipani, così lui ha la possibilità di bere questa birra con degli amici o con la famiglia a casa e si ricorda sempre al nostro gemellaggio e alla nostra amicizia. Intrattenimento, musica ed applausi, grande partecipazione sabato scorso in piazza a Lucrezia per il gemellaggio con le bande di Cartoceto ed Helsingborg Svezia. La serata è iniziata con le note del corpo bandistico di Cartoceto con brani classici, colonne sonore di film e marcette insieme alle giovani majorette, mentre la seconda parte è stata contraddistinta dalla vivacità dei 60 musicisti dell'orchestra svedese con percussioni, marimbe e strumenti a fiato. L'evento si è concluso con l'esibizione delle due bande insieme con i brani Concerto d'amore e Eye of the Tiger. Ma sentiamo un breve estratto. Questa era l'ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alla presentazione eventi estivi all'Arena BCC di Treponti a Fano. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.